più o meno di 10 anni. Certamente, come vedete qui, le piante che servono per diventare uomini e animali sono cambiate molte. Un po' vedete un terribile momento della messa della vacca, il mais addirittura si è diventato una nuova forma di infiorescenza femminile, trasformando dalla maschile in verticale non superiore al genitore. Il riso che non ha potuto più unire i suoi semi e i cereali che hanno avuto altre ritirazioni, altre trasformazioni molto evidenti. Tutto questo è frutto di una storia. Io mi ero interessato quasi per scommessa su come gli uomini avevano adottato queste piante per alimentarsi, tenendo presente che almeno per il Medio Oriente si parla di circa 11.000 anni fa, questi fatti. Però sono stati preceduti da 10.000 anni di raccolta in natura dei semi di cereali, di macinazione di uso per alimentare. Quindi prima di arrivare alla cultura e all'adozione di queste piante c'era già una cultura, c'è una tecnologia di cibo. Comunque la scommessa è stata fatta, proprio la scommessa che fu fatta, che se la si può andare a vedere dove una pianta è stata domesticata. Il problema che è uscito è stato che campionando nella zona della mezzaluna fertile, campionando tutti i siti con un numero sufficiente di linee, da una partita di migliaia di posti sono state finalizzate nel secolo anno, e tipizzando tutti i mandatori, allora mi si è visto che tutte quelle che sono gli occhi più coltivati erano tutti con una piccola zona del sud-est della Turchia. Era una zona molto indicata per essere individuate perché tutti gli scavi fatti in quella zona indicavano che i cereali cominciavano ad apparire esattamente per l'occidente di quei siti. Non solo, ma la cultura, specialmente quando vedete in basso a sinistra, ma con una tufiana, già aveva cominciato a soffrire gli insediamenti stabili, che sono essenzialmente poi legati alla possibilità di circoscrivere il raggio della ricerca del cibo, circoscrivere e quindi era permesso di questa a diventare l'agricoltura. Fu rifatto questo lavoro, e arrivo dall'adozione all'addomesticamento, usando stavolta dei frammenti sequenziati, molecolari sequenziati, di 16 geni e poi questi dati rielaborati. Ancora, come potete vedere qui, la popolazione beta è quella più vicina a quella coltivata, più vicina dell'alfa e del delta, è più vicina a quella coltivata e è una popolazione che viene esattamente da quella che abbiamo ricordato prima. Una possibilità offerta da questo studio è stata di poter misurare la variazione nucleotidica. Tutti gli indici che vedete segnati con i segni strani sono indici che descrivono la diversità nucleotidica. Se voi confrontate le due linee, una sopra e l'altra sotto la linea rossa, vedrete che non c'è differenza tra il coltivato che è TRM, Triticum monococcum monococcum, e il selvatico razza beta, Triticum monococcum boioticum. Non c'è stato, ce ne sembra, nessun collo di bottiglia nel prendere dalla natura queste linee, tanto è vero che su questo è stato costruito un modello di addomesticamento, quindi la prima fase c'è l'adozione della pianta, la seconda fase del suo addomesticamento, che sarebbe avvenuto in tanti siti proprio per rispettare il fatto che la variabilità nucleotidica è ancora presente più o meno allo stesso livello in cui era presente nella razza beta che era stata adottata. Cosa è cambiato? Sono cambiati tanti caratteri. La spina, i raggi della spina, in tanti frasi, essenzialmente il seme è diventato grande e altre modifiche secondarie. Ora, due caratteri fondamentali, non vi parlavo del frumento monococco, del diploide, adesso più o meno noi pubblichiamo i tetraploidi e gli esoploidi, che sono due caratteri fondamentali. Il primo è scritto sotto il gene Q. A seconda della dose della lega dominante che si mette dentro nel ricorso, si ottiene un rafforzamento della spina e la spina assume una forma quadrata.
stato fondamentale a notare quei varianti che hanno questo gene in cui si conosce la sua struttura molecolare, un gene in termine la terminologia tipica di chi studia questi geni varianti, un gene di tipo P1, che era stato ultimamente sequenziato come gene che interferiva con gli organi di cintura e la natrofia, e comunque ha rappresentato un passo evolutivo enorme. L'altro passo evolutivo significativo, sempre un altro gene beta 2, si chiama BRL1, controlla la transizione del sistema adesentivo e riproduttivo. I setacei hanno bisogno di freddo, senza il freddo invernale non fioriscono, o se fioriscono sono freddi, le coltivati, il gene è stato inattivato e quindi si può sognare anche in primavera per ottenere un raccolto pieno. Sono passati 10.000 anni. Io ho saltato anche il secolo di Darwin e di Mendel, ho saltato anche strampelli dei primi 50 anni del secolo scorso e arriviamo alle feste del cenerente. Quello che è stato fatto è una estrema intensificazione di un approccio assolutamente empirico alla produzione agraria. Il miglioramento genetico è stato, ed è tuttora, dall'altra parte, un approccio empirico. Non mi interessa perché la pianta produce un tipo, ma mi interessa è sapere se impatta la produzione agricola e farlo nel campo, tiro fuori migliori e riproduco le cultive. Quindi un approccio assolutamente empirico. I campi sono per me quelli che vedete, i campi si fanno gli incroci, si ottengono le generazioni segregante, si fanno selezione per piante, si fanno selezione per parcella, è molto raffinato come metodo, ma essenzialmente è un approccio empirico. L'approccio empirico però ha funzionato, avete visto i dati di prima, qui abbiamo riportato i dati dal 45 al 2004, grano duro da 6-8, l'Italia Veneto da 32, grano tenero da 10 a 53, il mais da 11 a 97, il riso da 36 a 65, come vedete va raddoppiato da 229 in più a 501, quindi una forte spinta produttiva sostenuta per l'introduzione di tecniche nuove adatte che però come presupposto avevano delle varietà nuove, fossero recettive all'interno, fossero recettive con la conservazione del uso dell'acqua, eccetera. Soprattutto anche qui alcuni geni decisivi. Il primo che vedete in basso è quello che ha permesso di ridurre l'altezza dei frumenti veramente di un metro se non di più. Riducendo l'altezza dei frumenti si riduce il ruolo della paglia, tutto il fotosintato viene portato nei semi e la produzione aumenta. È il gene responsabile, è un gene molto importante, che è un problema, era un grido del frumento anche del mio nome per la pace, proprio perché diffuse e utilizzò intensamente questi geni per la riduzione della taglia della pianta. Ma che si è fatto lo ripete pure a livello mondiale. Lui però aggiunse un concetto che come dire, anche se parliamo molto più, usava un tipo di miglioramento che si chiamava shuttle breeding, e cioè coltivava le sue generazioni segregate albumilamente in Messico con un certo fotoperiodo e le coltivavano in Nebraska con un altro fotoperiodo. Manteneva solo, selezionava quelli che rispondevano bene contemporaneamente agli ambienti. Per questo motivo le sue varietà erano date a fotoperiodi variabili, erano date a temperature variabili e quindi si diffusero in tutto il mondo, logicamente andavano bene con tutti gli ambienti. Ora, il suo gene per la riduzione della taglia della pianta è orientato per una mutazione in un gene che si chiama Generelica ST6 in questo caso. Ora, per effetto della mutazione si ha sempre un livello normale della produzione di quel gene, ma la proteina da taglia più corta non è attiva, reprime comunque il gene per l'allungamento della pianta. Una cosa banale. Vista questa teoria, di fatto fu utilizzato. Quell'altro gene molto importante è un gene per la
senato verde come un piccolo asterisco, e anche lui, riducendo la sintesi di Zifferina, riduce l'altezza d'arco, perché la Zifferina è un comune che fa un grande cielo, fa un grande mare e via dicendo. Come dicevo, i geni maggiori, come vengono esplicitamente, sono geni che sono estremamente semplici e non sono di grande numero, non sono di grande numero. Diversa è la genetica, la produzione globale, la produzione globale, da questo i geni sono molti. Dopo meglio sono arrivati i genomi, dopo meglio sono arrivati i marcatori, quando la potete la vedete è un esempio significativo perché è la resistenza a un virus, il virus che consente la genomia, il virus è trasmesso da un fungo, è un test molto difficile da fare, però se uno localizza il gene per la resistenza con l'uso del metodo molecolare evita un lavoro molto lungo di fatto come serve, lo può fare come marcatore. La conoscenza del genoma poi amplifica questo approccio nel senso che si può andare a testare il genoma a tantissimi punti contemporaneamente. Per esempio, per tornare all'esempio dei frumenti, c'è questo consorzio, questo WIC, un WIC consorzio che è guidato dal centro internazionale che si interessa di frumenti di mais, che è in Messico, e a partire del sistema del CTA. Il target che può aumentare il 70% della produzione dell'anno 2050, 2-3 temi principali, l'aumento della capacità fotosintetica, ottimizzazione e risoluzione della sostanza secca, mantenendo la resistenza della pianta all'allentamento, cioè ad essere collegata dal vento, ad essere pesantemente influenzata da solo questa produttiva, e il miglioramento genetico per aumentare il potenziale produttivo. È un grande consorzio. Le premesse sono avere il genoma, descrivere le interazioni geniche, le applicazioni per accumulare le funzioni geniche positive, quindi tante premesse tecnologiche. La cura di combinare nella produzione l'aspetto della capacità di intercettare la luce con l'aspetto di creare la luce, partendo dalla reazione luminosa, di creare, organicare soltanto bene, e poi farla distribuire dentro alla pianta, come abbiamo già visto, e gli approcci sono essenzialmente oggi basati moltissimo sul marcatore molecolare e non li sto a descrivere. Contengono anche un approccio a ricostruire in modo sintetico il genoma, specialmente per farmi trattare quello esattamente. Contengono anche una componente già di ora e la vedremo di selezione genomica. Futuro. E il futuro segnato metodologico, il futuro metodologico segnato sinistra è il concetto di selezione genomica, e cioè se esistono alleni che io ho messo in rosso sui cromosomi positivi e alleni che io ho messo in nero sui cromosomi negativi, creare e accumulare nella stessa genoma da ricostruire per una nuova varietà, accumulare tutti positivi. Come si fa? Si prendono delle popolazioni di partenza, si genotipizzano e poi si caratterizzano particolarmente, si creano gli algoritmi che poi vengono applicati a migliorare le altre. Ma la tecnologia più dirompente e che potrebbe addirittura sfruttare l'OGM è questa che si chiama genome editing, e cioè la possibilità di poter mutagenizzare in qualsiasi sito di un genoma composto molto spesso di miliardi e miliardi di nucleotidi, mutagenizzare i geni che si può. Ci sono tante tecnologie, le prime tecnologie si basavano sulle, il concetto è banale, le prime tecnologie si basavano sulle cosiddette single nucleasi, delle nucleasi che contengono un motivo speciale del DNA. Il concetto qual è? È banale, bisogna portare, essere capaci di portare un nucleasi sul gene che si vuole, e questo è abbastanza facile. Quando la nucleasi taglia il DNA e può fare un singolo strand, o può fare un doppio strand, come taglio, c'è un riparo. Il riparo fa degli errori, dagli errori si seleziona il gene nativo. La frequenza di
capito il momento che viene attivato, può variare da 5 per 1000 o da 5 per 6000, e quindi un mare di PCR da fare per trovare il gene nativo, fino al 5%. Oggi per il sistema che viene attivato questo CRISP è una cosa strana, si chiama Cluster Regularly Interspaced Short Polynomial P, è una, un pezzo di RNA il quale viene aggiunto a 20 pari base, 20 nucleotidi del gene padre che si vuole raggiungere. Questa costruzione viene poi accompagnata da una nucleasi, questa è in classe Cas9, l'RNA guida al gene nativo, la Cas9 lavora, spacca la molecola, il riparo può essere sbagliato proprio perché c'è questa conformazione sterica dell'RNA che fa da guida, e lì vengono introdotte con una certa frequenza le mutazioni. Ora, dicono che il 5% delle piante degenerate trasformate in questo modo sono portano a mutazione. È interessante sapere che dopo che ho fatto la trasformazione, siccome l'azione del gene trasformato è in un'altra parte del genoma, attraverso l'incrocio e la segregazione posso ottenere delle piante che non sono più trasformate, ma che tuttavia hanno una mutazione. E quindi si rendono molto utili, è stato dimostrato male che per creare la resistenza ai pesticidi, per creare la resistenza alla malattia, funziona, il metodo funziona. Ce ne sono tanti altri, questo Carnes, ad esempio, che vedete qui in basso, è stato anche lui molto utilizzato. Questo Memosin DM è una tecnologia israeliana basata sulle RNA virali con l'infezione del virus che poi può essere eliminato, eccetera, eccetera. Potete, può andare oltre. Il terzo metodo del futuro sono questi genotipizzazioni, anche qui il concetto banale, se ho tanti genotipi da tipizzare posso fare tante librerie. Ciascun pezzo di frammento del DNA di ogni singola libreria, di ogni singolo genotipo, gli do un adattatore specifico. Mescolo tutto, e se oggi si arriva a mescolare anche più di 1000 genotipi, sequenzio di massa e poi in base alla sequenza dell'adattatore, come si vede in basso a destra, in base alla sequenza dell'adattatore assegno le sequenze al genotipo numero 1, a quello numero 2, a quello numero 500. Quindi permette di fare dei marcatori molecolari basati sulla sequenza dell'intero genoma, una tecnologia di questo tipo. Ma, e mi avviciniamo alla fine, quali piante per il futuro? Avete sentito prima il problema dell'acqua, senz'altro la resistenza o il basso consumo di acqua. È una tecnologia questa che è stata sviluppata da diverse multinazionali, è da meravigliarsi che non sia ancora in campo, quindi ha ancora dei problemi. Probabilmente l'effetto non è così drammatico come si può vedere sempre, ma si vede solo come riflesso sulla produzione, ed è basata su dei fattori trasfisionali abbastanza noti. Io avevo studiato questa pianta che risorge dopo che è stata seccata su un 2% di acqua, e da questa pianta si era estratto un caldo che però una volta seccato moriva. Però se lo si poteva trattare con l'acido ossigeno, che è l'ormone della vecchiaia delle piante, se lo si poteva trattare con l'acido ossigeno, anche il campo di sorge. Non ho tempo nel caso di spiegare cosa è stato fatto, ma semplicemente basandosi sul fatto che il caldo con l'acido ossigeno risorge, quell'altro non risorge, mutagenizzando il caldo senza acido ossigeno, quei rarissimi casi che esistevano indicavano che si era tutti i gene che aveva a che fare, in qualche caso era un micro RNA, era un micro RNA che apre il cammino che da poi si dà resistenza al secolo. Cioè ci sono altre tecnologie che permettono anche di identificare nel cammino di formazione delle piante dei passaggi molto precoci che regolano dei fenomeni abbastanza complessi come la resistenza al consumo di acqua. Ma la vera sfida è di fare la pianta verde. La sfida per il futuro è di fare la pianta verde. La pianta verde
bene. Vedete nel grafico in basso a sinistra, parte prima della primavera e accumula più sostanza secca delle piante annuali. La pianta perenne ha un rapporto radicale estremamente espanso verso il profondo, confrontato alle piante che vedete lì, che sono annuali e quindi permette di non perdere per la produzione i fertilizzanti, permette di assorbire più fertilizzanti e quindi se ne usano di meno, ma soprattutto la pianta perenne non impone la natura del terreno e dà un cambio di condizione. Gli europei parlano molto, gli americani fanno, loro hanno tre grandi centri negli Stati Uniti che sono rivolte alla creazione di piante perenne. Il loro esempio è uno di Marco Piero, lo vedete centrale in basso, uno è un maleguminoso della granella perenne, già il maleguminoso della granella sono solo perenne, e uno è un girasole d'olio perenne. Ci sono tante strategie, già al mondo ci sono questi esperimenti sulle piante perenne centralizzati con le guida dal SIL e da altre organizzazioni, e già da adesso si può parlare e si potrà arrivare nel futuro ad avere dei strumenti che verranno solo raccolti e non più seminati. So che è una problematica grande, però come idea di piano per il futuro è quella di l'altra idea è di fare piante immuni dai parassiti, quindi tutta la famiglia. Anche quello dei parassiti, io ho schermato un po' ripreso la condizione di questo schermo. Guardate in alto a sinistra. I PAN sono qualcosa di associato con molecola PAN, sono delle molecole con un tempotone. Arriva un ambasciatore della pianta, il PRR, che in fondo, se poi si chiede una nucleasi, va al nucleo, attivi i segreti della resistenza. Però, i patogeni sono furbi, i patogeni hanno prodotto degli effettori che sono in grado di bloccare, per esempio, il legame dei PAN con trasmesso alla nucleasi. Quindi, fanno diventare la pianta conoscitiva. Però la pianta ha risposto sviluppando una serie di disegni che fanno un loop, fanno un cerchio, prendo la circonvallazione e ritornano ad attivare i segni della resistenza. Questi geni, chiamiamoli secondari, sono tantissimi, quello che abbiamo fatto la vita con tutti i 19 cromosomi, e ci sono almeno 260 geni di questo tipo. Il problema è di saperli utilizzare con i marcatori e di saperli piramidare in una stessa pianta per bene. Perché se ne mettete uno solo, funziona per un po', poi il patogeno muta, scappa. Se invece uno ne mette tre, se anche il patogeno muta almeno due volte, non scavalca la resistenza. Quindi è un problema di cumulazione di effetti positivi legati al uso di tutti i patogeni, ma ci sono altre strade, il ruolo dei piccoli RNA che abbiamo visto, la resistenza che è trasportabile lungo una pianta basata sull'altro San Cinco, anche lì ci sarebbe una bellissima storia da raccontare, era uno dei tanti che andò a casa della madre e disse alla madre ma che cos'è? E dice c'è un raffreddore, ho preso l'aspirina e mi dice ma l'aspirina non fa niente raffreddore. Però gli viene il dubbio che lui va a pensare a vedere che e mise l'aspirina nei suoi esperimenti dove coltivava il tessuto dei parassiti, dei funghi, e dice che c'è un effetto. E sono venuti fuori questa classe di insetticidi e poi l'uso delle molecole scheletriche dei patogeni. Di salto il sommario e c'è un ultimo errore con l'istituto positivo che introduce ragionamento per questa visione. Uno storico dell'agricoltura ha scritto che la ricetta agraria e l'agricoltura generale è due anni, è un anno di empirica e un anno di scientifica. L'anima empirica è illustrata qui. Attorno al 1850 compare in Europa una nuova malattia di vite e venivano col commercio. L'ovidio in particolare minaccia la sopravvivenza della cultura. I sintomi che vedete nella fotografia centrale a sinistra, un giardiniere francese nel 1852, due anni dopo che l'ovidio è arrivato in Europa, tratta le foglie con un zolfo e vede che la pianta resiste, l'ovidio viene eliminato, nasce la fitochimica.
approccio empirico, quindi un soggetto che distribuisce un trofo e le piante da trattare. L'approccio empirico è molto forte. In 40 anni le farme in California sono diventate così grosse. E sono diventate grosse perché è impossibile far diventare un prodotto di largo consumo se per raccogliere ci vogliono così tanto no. Il campione mondiale della zucca, fatta con il codice selezione, usando anche i codici specifici, quanto ha superato gli 8 quintali. Ma dice, lo sanno perché no, non lo sa nessuno, perché certamente che una corsa empirica, cioè prendi quello più pesante, prendi gli insetti, mettili l'anno dopo, pasticcia c'è ancora, funziona. Però c'è anche l'approccio meccanicistico, è sempre l'esempio dell'uigno che abbiamo visto prima. Noi avevamo pubblicato un lavoro, dopo 10 anni di lavoro, abbiamo pubblicato il plumaggio di un genere recessivo, che dà nel mondo la resistenza all'uigno. A sinistra, come vedete, un orzo, chiamiamolo somatico, e a destra l'orzo mutato per questi geni recessivi. Io mi ero interessato a questi geni recessivi perché di solito le resistenze genetiche del campo sono dominanti. E dicevo, per quale strano motivo che doveva esistere? Fu clonato e si stabilì la sequenza. Nella vita, però, quando il genoma è stato decodificato, ce ne sono almeno 16 di questi geni. E quindi, diceva, qual è che potrebbe essere efficace nel darmi la resistenza della vita? Per fortuna i due cerchiati in rosso, sul cromosoma 6 e sul cromosoma 8, avevano un'espressione del primo strato cellulare dell'epidermide, quindi era compatibile col fatto che lui diventasse da quella parte lì. Sono stati inattivati utilizzando un micro RNA ed effettivamente si ottengono, mutati da genetica, lì si ottengono piante resistenti. L'approccio meccanicistico è quello che dalla conoscenza scientifica di un certo meccanismo si può costruire in qualche cosa di utile, ed è l'approccio di biologia, è esattamente.